Il derby del Savini Val Notaresco, che cancella il periodo opaco di qualche settimana fa e torna ad essere la locomotiva di sempre. 2-0 alla Francavilla con la spina dorsale Minella, Salvatore a segno, 50 lunghezze in classifica e la conferma che la squadra rosso-blu è la regina delle abruzzesi del girone F. Qualche problema di formazione per Cudini, che non ha Bontà e Moretti squalificati. In mezzo al campo va Marcelli con Candellori e Rucci, davanti Minella affiancato dalla Ringe e dal 2000 Cancelli. 4-2-3-1 per Rachini, senza Bedini, in mezzo va con Mele e Milizia e davanti schiera tutto il potenziale offensivo. Il bomber Dos Santos con Montagnoli, Banegas e Palumbo. La prima emozione al minuto 11 fa tutto Banegas in azione solitaria, il sudamericano rientra sul sinistro ma la sua conclusione è respinta da Monti, che ribatte sui piedi di un Dos Santos in chiara posizione di fuorigioco. La risposta rosso-blu è con Candellori, il man of the match di Campobasso prova il diagonale a ridosso del limite dell'area di rigore e l'intervento di Natale è decisamente più complicato rispetto a quello dell'omologo nella circostanza precedente. Sulla ripartenza il Notaresco protesta perché Dos Santos si libera di un avversario forse con un fallo, ma Palumbo cicca in maniera clamorosa la sfera. Ancora giallorossi in evidenza al 18esimo, piazzato di Palumbo, lo schema premia Banegas sul primo palo ma la correzione non inquadra lo specchio della porta. Il Notaresco però quando attacca fa davvero male, ne sa qualcosa Natale, che deve affidarsi alle sue mani al palo destro per sventare la staffilata dal limite di Fabriani. Sul corner protesta la formazione di casa per un intervento su Minella, che sente una trattenuta col pallone che viaggiava dalle sue parti. Al 31esimo la ripartenza di Laringe è fulminante, Samuel Di Renzo lo stende senza troppi complimenti e Bozzetto di Bergamo gli mostra il giallo col Savini, che vorrebbe però un cartellino dal colore diverso. Ed è proprio Laringe al 33esimo a calamitare una palla vagante, destro deviato in corner, squillo e che squillo del Villa al 41esimo, mele verticale per Dos Santos in posizione regolare, il brasiliano è solo libero di colpire ma col sinistro alza incredibilmente sopra la traversa. La ripresa si apre con il Francavilla sugli scudi, 120 secondi e il corner di Banegas non è controllato da Monti, Palumbo si avventa sulla sfera vagante ma si fa ribattere la conclusione dall'estremo difensore notareschino, a cui vengono cattivi pensieri al sesto quando la ripartenza del Villa è fulminante con Cafiero che vede il corridoio per Dos Santos, stoppato al momento della conclusione dal ripiegamento di Candellori, prezioso anche in fase difensiva. Il Notaresco, sornione e spietato, sblocca però il risultato al minuto 56. Il Francavilla perde un pallone sanguinoso, Cancelli lo recupera e vede lo spazio per servire Santiago Minella, che dribbla Natale e deposita in fondo al sacco il pallone numero 16 della sua straordinaria stagione. Il sudamericano potrebbe raddoppiare al 66esimo sulla punizione tagliata di Rucci, su cui non arriva nessuno per la deviazione decisiva. Rachini inserisce Mancini e Fabrizi per Montagnoli e Palumbo, dell'ex Giulianova di testa la mezz'ora a raccogliere il corner di Banegas ma senza avere l'angolo sufficiente per fare male davvero. Il raddoppio di casa arriva a 7 dal termine, corner di Rucci, Natale non trattiene la traiettoria e per il capitano rosso-blu Davide Salvatore è un gioco da ragazzi mettere in fondo al sacco il pallone del 2-0, quarto sigillo per il difensore di Mirko Cudini. La reazione giallorossa solo al minuto 87 col piazzato mancino di Banegas, insidioso e che costringe Monti a smanacciare in corner, ma è l'ultimo sussulto del match. Il Notaresco torna al terzo posto solitario, si gode la pausa di campionato e al rientro altro derby al Mariani Pavone contro il Pineto. Il Francavilla invece interrompe la striscia positiva e avrà 14 giorni per riflettere su questo stop prima di incrociare le spade con la vice capolista Materica. Mister Cudini, una vittoria bella, meritata, sorprendente, insomma, ti faccio scegliere l'aggettivo. No, partita giocata da entrambe le squadre, noi sicuramente il primo tempo abbiamo fatto una buona partita, siamo stati pronti sin dall'inizio, questo sì, sapevamo dell'importanza della gara, dell'importanza della squadra avversaria, però devo dire che i ragazzi oggi hanno fatto una prova superlativa contro una squadra ben attrezzata. Fermarsi per qualche giorno è un bene? Beh, in questo momento per noi sì, perché dobbiamo ritirare un attimo il fiato, stiamo bene fisicamente, questo sicuramente, però al di là di questo la sosta ci fa anche bene, perché il campionato fino adesso è stato impegnativo con le infrasettimanali, quindi ci dispiace perdere l'inerzia del periodo favorevole, però lo prendiamo con grosso entusiasmo. Era una sfida anche Cudini contro Rachini, due amici di vecchia data, insomma, l'hai vinto tu questo derby. Mi dispiace per Paolo per la sconfitta sinceramente, ma al di là di questo sono contento di averlo rivisto in campo, di aver fatto una buona gara entrambe le squadre,
e credo che il suo lavoro si stia vedendo anche al di là della sconfitta di oggi, ma squadra importante, qualità importante e anche buona individualità. L'ultima, magari non ti piace parlare dei singoli, però oggi mancavano Bontà e Moretti, abbiamo visto questo Cancelli classe 2000, te l'aspettavi una prestazione del genere? Ma la speravo e sinceramente, visto come si allena, visto quello che vuole dimostrare in allenamento, sì. Poi però l'incognita c'è sempre, perché al di là delle qualità tecniche l'aspetto fisico conta, quindi loro una squadra fisica oggi poteva pagare un po' questo aspetto, invece devo dire che si è fatto trovare pronto, ha fatto bene, come gli altri che hanno sostituito o hanno giocato con continuità, quindi sono contento di Cancelli come sono contento di tutti gli altri e questo deve essere il nostro spirito. Paolo Rachini, probabilmente non la miglior versione del Francavilla, quello che avevamo visto nelle ultime settimane, d'accordo? Ma sì, abbiamo fatto qualcosina in meno del solito, però ripeto, la partita per me è stata super equilibrata, nel senso che si sapeva che magari chi faceva gol poi alla fine la portava a casa. Noi nel primo tempo, in un paio di circostanze, abbiamo avuto la possibilità di sbloccarla e non abbiamo fatto gol e loro alla prima occasione importante ci hanno punito e quindi poi alla fine hanno vinto anche con merito, perché ripeto, sapevo della difficoltà della gara, però andiamo ad analizzare una partita secondo me equilibratissima. Nel secondo tempo il gol dell'1-0 è arrivato su una palla sanguinosa, persa, distrazione, disattenzione, cos'è stato? Ma sì, sono stati due errori, allora, sul primo gol, su una palla persa lì a metà campo, imbucata per Minella, abbiamo preso gol. Il secondo gol c'è stato anche, però le partite si perdono per errori individuali, altrimenti finiscono tutte 0-0 le partite, ci sta, però quindi si riparte da quegli errori che abbiamo commesso. Adesso c'è la sosta, ricarichiamo un po' le batterie e ci prepariamo per il rush finale. Una partita particolare anche per te, che hai ritrovato Mirko Cudini prima della partita, anche dopo vi siete salutati, cosa vi siete detti? Sì, con Mirko c'è un rapporto splendido, gli faccio i complimenti perché comunque sta facendo cose importanti, abbiamo parlato e anche lui ha detto le stesse cose mie, cioè che la partita era stata equilibratissima, poi alla fine l'hanno vinta loro, va bene così, il campionato va avanti, mancano 8 partite e quindi cerchiamo di fare il massimo in queste ultime 8 partite.